Rocco Darma, 50 anni, laureando in scienze turistiche, noto commerciante gelese, il nuovo assessore della giunta messinese, prende il posto del dimissionario Eugenio Catania. Titolare dell'agenzia Viaggi Giridoro, Darma è stato presentato oggi nella stanza del sindaco. Al neo assessore, componente del direttivo della Confcommercio, sono state assegnate le deleghe allo sport, al turismo e alla polizia municipale. Fare il massimo con la massima umiltà, con la consapevolezza che la nomina e l'incarico appena ricevuto, anche se da una parte mi inorgoglisce, dall'altra parte mi fa riflettere su tutte quelle problematiche che attanagliano la nostra città. Devo registrare che la cosa che mi ha più colpito in assoluto è la voglia di fare. A volte la voglia di fare non corrisponde esattamente con dei risultati, ma per arrivare ai risultati spesso e volentieri occorre tempo. La figura che va a completare la giunta messinese verranno affidate le deleghe che erano libere e che consentiranno di riprendere un percorso importante avviato dall'assessore Catania, che ringrazio per il grande lavoro fatto, però bisogna pensare al futuro. Bisogna pensare al futuro del territorio che passa anche dal turismo, ed è per questo che la scelta è caduta proprio sul signor Darma, che di fatto è un esperto in ambito turistico, dove lavora, e che quindi può dare quel contributo di una professionista per poter rilanciare, non a parole ma con i fatti, il turismo nel nostro territorio. Oltre naturalmente ad avere altre competenze che gli consentono di poter gestire il territorio grazie alle sue specializzazioni per quanto riguarda la viabilità, la mobilità sostenibile, che serve per far diventare Gela una città che guarda al futuro, con interventi che sicuramente non potranno essere immediati, ma che nel medio e lungo termine potremo dare quelle risposte che tanti gelesi si aspettano.